Ciao a tutti e benvenuti alla presentazione del corso di laurea triennale in Scienze Motorie. In questo breve video andremo a spiegarvi come è strutturato il corso e come stiamo vivendo questo percorso noi studenti con le nostre esperienze. L'obiettivo del corso è quello di formare professionisti dell'attività motoria con un'adeguata preparazione culturale di base e con competenze metodologiche necessarie a sviluppare, condurre e gestire semplici programmi di lavoro nell'attività sportiva e nell'attività motoria, sia a livello individuale che a livello di gruppo. Le strutture presso le quali si tengono le lezioni teoriche sono quelle del campus di Bizzozzero, invece le lezioni pratiche vengono svolte al Palensubria. Il piano di studi è composto da una parte teorica, comprendente materie ad indirizzo scientifico, medico e sportivo, ed una parte pratica che comprende la tecnica, la didattica e la metodologia degli sport individuali e di squadra. Dal secondo anno viene introdotto anche il tirocinio. Per quanto riguarda il secondo anno ha durata di 100 ore, mentre per il terzo di 150. In tutti gli anni vi è l'obbligo di frequenza per ogni corso del 50%. Inoltre vi è la possibilità in tutti e tre gli anni di seguire dei corsi integrativi esterni per migliorare la vostra cultura motoria. Grazie all'adeguata preparazione culturale di base e alle competenze metodologiche acquisite, il laureato in scienze motorie sarà in grado di condurre, gestire e valutare programmi di attività motoria e sportiva a livello individuale e di gruppo. Avrà le competenze, inoltre, per l'organizzazione di attività motorie, sportive e nel tempo libero per le varie fasce d'età. Potrà inoltre avere il ruolo di educatore per la prevenzione di condizioni di rischio per la salute, quali la sedentarietà, il sovrappeso o l'obesità. Potrà svolgere il ruolo di consulente per le società sportive, gestire delle palestre, dei centri sportivi pubblici o privati. Potrà inoltre essere esperto nella progettazione e conduzione di programmi di allenamento. Infine potrà svolgere il ruolo di allenatore e tecnico di discipline sportive agonistiche. Per quale motivo hai scelto di studiare scienze motorie all'Insubria? Ho scelto scienze motorie all'Università dell'Insubria perché rispetto alle altre università dà un'impronta medica importante e permette di approfondire argomenti che in altre università non è possibile affrontare. Inoltre un punto di forza dell'Insubria è la disponibilità dei suoi professori. Non è raro che finite le lezioni ci si fermi a parlare con i professori oltre l'orario di fine lezione, proprio per approfondire certi argomenti o anche solo per avere uno scambio di idee. Quali sono i punti di forza di questo corso? I punti di forza sono la posizione del nostro ateneo e la vicinanza con tutte le strutture sportive che ci interessano. Cosa ti aspetti dal tuo futuro, finito questo percorso di 3 anni? Grazie alle capacità acquisite durante il mio percorso di studi e soprattutto grazie alla continua ricerca di curiosità che un laureando in scienze motorie deve avere, in futuro il mio obiettivo è quello di lavorare a stretto contatto con le società sportive calcistiche con il ruolo di preparatore atletico, in modo tale da poter conseguire nel mentre una laurea magistrale in scienze motorie. Questo primo incontro è giunto al termine. Vi aspettiamo online con i prossimi eventi che troverete sul sito dell'università. Nel frattempo vogliamo salutarvi con la frase del giuramento dell'atleta di Special Olympics. Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Ciao e grazie per l'attenzione.